Grazie. Allora, a parte gli scherzi, fatti il sole. Dimmi. Oh, piglio il telefono. Ma che vuoi, male? Per forza ormai. Sì, ciao. Mazzo, occhi. Manda via la ora da nu, eh. Giovani. No, no, vengo, vengo. Grazie. Era traito. Me la fai le spalle? Bello che non si ricordo. Porto capo al cazzo. Si dovrebbe chiamare. No. Oh. Il semplice fatto che... So che oggi pomeriggio guarderò la live di Luca Merda Comic. Cioè, io ho scritto, non mi ricordo che commento ha fatto. Va bene, in bosa? Perfetto. Oh, ciao ragazzi, grazie.
Già, sì, c'è scritto già dal titolo, si capisce che qua trattassero un sacco di gente. La cima. Non molto. C'è il risolo acqua. Ringraziando Dio. Vedi? Vedi che lui fa bene? Vedi che ti devo ubriacare. Vedi, vedi, vedi fraioli. Sono fraioli. Dei napoletani, perché a Napoli c'hanno i dei. Ciao. Ciao. Su dai, grazie, che c'è il primo step da bere. Grazie. No, sai che facciamo? Domenico, dopo questa 29 km estenuante, ti vedo bello soddisfatto, però, almeno quello, giustamente. È venuto qui ad Ascoli a partecipare a questa gara bellissima e si è preso un sesto posto. Annunciamo il numero 95 che
attraverso in questo momento l'arco arancione del forte Malatesta, a prendere un terzo posto nella città delle 100 torri. E ancora la corrente che ci abbandona, fortunatamente una voce potentissima, altrimenti non sapremo proprio come fare ad annunciare chi arriva. A voce! E sulle note dei Pirati dei Caraibi arriva anche il numero 200. Siamo il terzetto vincitore, primo secondo Stefano Mica e Massimo Tiberi. Li aspettiamo sotto all'arco bianco nel momento che il numero 422 è Barbara Iacone con il numero 411. È il momento delle premiazioni, bravissime. Ripeto, Chiara Benedetti, Franca Ruzzi e Barbara Iacone. Abbiamo Ruzzi, Franca, Iacone e Barbara. Manca la vincitrice. Nel frattempo si fanno le foto lo stesso. La va a chiedere sotto, come si chiama? Chiara Benedetti. Chiara Benedetti, presentati qui al podio, altrimenti la se... Mamma! Qualsiasi parente. Bagno di fotografie. Hanno fatto davvero una grande gara. Un grande applauso per noi. Chiara Benedetti, la prima classificata, ancora non... Allo sport e come di Asco, Nico Stallone. Sì, certo. Abbiamo già parlato. Prego, il mio era un benvenuto a tutti, un ringraziamento agli organizzatori che so cosa vuol dire organizzare situazioni del genere, quanto sacrificio e quanta passione c'è dietro, quindi il mio grande ringraziamento va soprattutto a loro. E poi complimenti, perché poter fare delle prestazioni sportive come quelle che stanno facendo gli atleti di oggi è veramente una cosa rara, e quindi capisco quanto allenamento c'è dietro, quanta passione e soprattutto quanta forza sia mentale che fisica. Quindi complimenti a tutti, speriamo che riuscite a godere, oltre che della bella giornata sportiva, anche della nostra città, che possa essere il più accogliente possibile, perché noi crediamo nello sport, ma crediamo anche nel turismo sportivo, e quindi nella possibilità che queste gare diano l'opportunità di innamorarsi anche della nostra bella città. Benvenuti a tutti e complimenti a tutti per quello che state facendo. Grazie. Grazie Nico per queste bellissime parole, ma d'altronde è impossibile non innamorarsi di una città così bella come la nostra, come Ascoli Piceno, la città delle 100 torri, la città del travertino, e anche se il tempo non ci accompagna più di tanto, nel frattempo fidatevi, Ascoli è bellissima anche sotto la pioggia. Nel frattempo continuano ad arrivare atleti sulla pista, sul traguardo. Applauso per la prima classificata, Chiara Benedetti, che si fa attendere. Grande Chiara. La prima ad arrivare al traguardo e l'ultima a salire sul podio. Stavamo assegnando il podio ad altri. Prendevo io. Grazie, scusate. E allora adesso è completo il terzetto vincitore della Eremo Trail, foto di rito con gli occhi.